Qualcosa come 10 anni di sviluppo e aspettative sono dure da gestire per qualsiasi software house. Figurarsi per Square Enix e figurarsi col nuovo titolo del brand di Final Fantasy. Veramente, Final Fantasy, una saga leggendaria che dipendentemente dal numero romano ha definito il gioco preferito di innumerevoli persone, che si è andata perdendo superata la X e data un minimo di ritegno con gli spin-off. Final Fantasy Versus 13, cioè no, volevo dire Final Fantasy 15, Final Fantasy Lionfell Hyper Versus Giga 15 with Knuckles Turbo Edition XL diventa quindi un prodotto che, nello stupore generale, raggiunge le console di milioni di giocatori impazienti. Saranno effettivamente messe a tacere le voci interiori che gridavano il più furioso hype? Riuscirà a congiungere la tradizione e l'innovazione come promesso? Questo gioco, dunque, riuscirà a colmare l'abisso di aspettative maturate nei mesi di lancio? Assolutamente no. Final Fantasy XV non è un gioco perfetto, o quantomeno, non il messia dipinto dalle persone traviate da visioni distorte dalle proprie aspettative, e sicuramente non sarà il capitolo classico che si approccia tradizionalmente alla saga. Square Enix ha dato un taglionetto al passato e si vede, ma si è anche messa con le sue stesse mani in bocca a un epocale e viscido Marlboro. La campagna di marketing è stata forse quella che credo sia il peggior metodo d'avvicinamento al consumatore generale possibile e immaginabile. Mostrare trailer a distanza di pochissimi mesi, uno più carico di pesanti spoiler dell'altro, è a dir poco impossibile da concepire. Ma stiamo scherzando? La stessa trama che è stata per di più rimaneggiata una moltitudine di volte in corso d'opera, che ha bisogno di una miniserie animata e un lungometraggio in CGI per essere carpita a pieno, spiattellata in faccia così, gratuitamente. Inoltre nel gioco sono stati rimossi tantissimi riferimenti e approfondimenti di personaggi chiave. Ne tiro uno giusto a caso, così su due piedi. Il re! Santi nomi! Re Regis! Una figura così importante, la chiave di volta di tutto l'Ambaradan. E me l'ammazzi i primi 2 minuti di filmato? Senza una spiegazione vera e propria? Questa è forse la cosa che più mi ha fatto storcere il naso. Non ci siamo. Non si stila così la curiosità di un consumatore. Anzi, si ottiene l'effetto contrario. D'altro canto, però, il problema maggiore si riscontra a tre quarti di gioco effettivo, dove si va via via scivolando sempre in un disastro di narrazione che coincide con un level design pertinente al suo quadro generale. Il fatto che sia il primo punto di una patch la dice veramente molto lunga, ed è altrettanto triste, dato che comunque la storia funziona. È quello il bello. Rispetto a capitoli passati, chiaramente risulterà incredibilmente più lineare. Non sarà arzigogolata riempita da una miriade di sottotrame, una più confusionaria dell'altra, che vanno a formare il quadro generale. Di buono c'è che questo taglio pulito al budget per la narrazione ne ha alzato apprezzabilmente la rinnovata controparte di gameplay, che risulterà veloce, frenetica al giusto e molto pratica. Il button mashing per di più è pressoché identico al combat system adottato dal cuginetto Kingdom Hearts, a parer mio perfetto per un JRPG in tempo reale. Le missioni secondarie peraltro sono una miriade, tra cacce che sfruttano la grande varietà di bestie del mondo di Final Fantasy, all'aiutare una studiosa a trovare delle rane di notte. E tra parentesi, le rane sono il vero nemico del gioco. Ciò che però riesce a sorprendere è quanto i personaggi siano ben caratterizzati e comunque risultino umani applicati in un contesto simile. La vera e propria punta di diamante del titolo sono proprio loro, gli stessi che la prima volta che li si è visti, tutti li hanno presi per una boy band. Final Husbando Saimoretoru 15, difatti, ha la bizzarria di farti apprezzare praticamente tutti i personaggi che incontri. Tranne Dino, ma anche qui il problema della fretta ha fatto inciampare quello che sarebbe dovuto essere uno sviluppo più sereno e mirato, che spero nei prossimi DLC venga approfondito. È pur vero che di complice c'è anche una direzione artistica magistrale, menzione d'onore a Tetsuya Nomura e al nostro orgoglio Roberto Ferrari, che hanno saputo dare lustro a dei design splendidi, sia di personaggi che di rivisitazione alle evocazioni. Il tocco di classe più grande da parte di Square Enix, però, è stato proprio quello di inserire all'interno dell'auto con cui si sposterà il gruppo uno stereo in cui si potranno acquistare compilation che racchiuderanno le colonne sonore dei vecchi giochi, tanto di cappello. Chi ha acquistato in game l'MP3 diverrà possibile ascoltarle anche appiedati. Passo ancora più avanti e il raggiungimento della miglioria finale della regalia. Un bordello da manovrare, ma quando funziona è veramente soddisfacente e divertente. È come dimenticarsi del regalo Giacomo! Ha dei difetti Final Fantasy XV, è innegabile, e allo stesso modo regala delle sensazioni di gioco indimenticabili, sia ai profani della serie, che difatti spero si sentano spinti ad approfondire nel brand,
che da coloro che ci sono cresciuti o comunque lo hanno apprezzato e visto evolvere negli anni. Il punto fermo di questo gioco è il viaggio. C'è nulla da fare. Vedere i quattro amici camminare sul filo dei reattori magici e constatare la crescita che hanno subito dall'inizio alla fine è veramente stupendo. Piagnucolare additandolo come il male assoluto della saga e inveire addosso a chiunque dica che l'ha apprezzato è stupido. Che diventa patetico quando con arroganza si pretende debbano essere giocati assolutamente altri titoli principali. Come sinonimo di ma questo è brutto, gli altri sono belli, questo fa schifo. Come se apprezzare quest'ultimo capitolo precludesse l'aver giocato un qualsiasi titolo precedente. Questi magari si trovano davanti a Sakaguchi e gli direbbero che non capisce un cazzo, sono sicuro. Ragion per cui, in sintesi, è un bel gioco? Sì. È un gioco perfetto? No. Può migliorare? Sicuramente. Lo farà? Staremo a vedremo. Wow! Cosa diavolo sta succedendo qui?